La showgirl argentina Belén Rodríguez è stata paparazzata insieme all'ex marito Stefano De Martino, al quale avrebbe chiesto un passaggio in macchina per un incontro di lavoro. Tra i due il clima non è mai stato così sereno. La sera stessa, invece, la conduttrice si è concessa una cena a lume di candela con Angelo Edoardo Galvano. Belén Rodríguez, pace fatta con De Martino. Poi esce a cena fuori con Angelo Edoardo Galvano. Nel suo nuovo numero Chi ha dedicato un servizio a Belén Rodríguez raccontando una sua giornata ottobrina. La mattina la showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino. Al nuovo conduttore di Affari Tuoi avrebbe chiesto un passaggio in macchina per raggiungere il luogo prestabilito per un incontro di lavoro. Il clima tra loro non è mai stato così sereno, racconta il settimanale di Alfonso Signorini. Nonostante la showgirl abbia lanciato accuse molto pesanti nei confronti di De Martino, a partire dai ripetuti tradimenti, tra i due sembra esserci ancora molta stima e affetto. Si sono amati moltissimo e si vogliono ancora molto bene, scrivono sul settimanale. Nello stesso servizio è stata mostrata anche la serata della conduttrice mentre, in taxi, si dirige al ristorante Sogni di Milano. Con lei in questo caso c'è Angelo Edoardo Galvano, il fidanzato che sembra essere al suo fianco da diversi mesi. Secondo molte indiscrezioni, però, il loro rapporto non andrebbe più bene come prima. Secondo chi la coppia non è sembrata entusiasta della presenza dei fotografi. Dopo averli evitati sono saliti a bordo di un taxi, ma ognuno è tornato alla propria abitazione. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini questo è un segno che la serata si è conclusa, forse, con un chiarimento ma non con un totale riavvicinamento. In un precedente numero si parlava di un allontanamento tra Belén e Angelo Edoardo Galvano. Secondo il mondo del gossip, infatti, la coppia si era allontanata e l'imprenditore siciliano stava cercando di riavvicinarsi. La relazione sta vivendo una fase delicata, scriveva il periodico.